Hola, 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 eccomi qua. Non è un tutorial. Non è un tutorial, è un avviso di pausa. Pausa. Devo fermarmi. Devo fermarmi e devo fermare tutto. Un'altra volta. Un'altra volta a maggio, così come l'anno scorso. Maggio decisamente non è il mio mese fortunato. Ieri, come avete visto su Telegram, l'immagine che ho postato, insomma, come preavviso. Beh, ieri, insomma, sono stato a questa visita. Visita cardiologica, perché il mio cuore sta continuando a infartare, almeno così dicono i dottori, dicono loro, il mio cardiologista, il cardiologista specialista ieri dove sono stato e dai sintomi che ho, dicono che io sto continuando a infartare e che in qualunque momento arriverà l'infarto fatale se non pongo limiti, principalmente, lo sapete, insomma, già lo so quello che mi direte, è il fumo. Ovviamente loro non mi hanno tollerato il fatto che sia ritornato a fumare, abbia ripreso a fumare. E dicono che sto fumo, insomma, stia creandosi problemi. A proposito, proprio quanto riguarda questo avviso che adesso Pier mi ha scritto, io ho provveduto a bloccare il sito, lo store. Vedete, ho messo accesso come lettore solo per privati. Che solo io posso entrare. L'ho bloccato proprio per evitare che se, cioè, io oggi, domani, dopodomani, non lo so, sto aspettando delle risposte, dovrò essere di nuovo ricoverato. Entrerò in ospedale, dovranno farmi una chirurgia di ispezione, cioè, sapete, quella della sonda che va a vedere un po' con le coronarie come stanno combinate, e quindi farò questa chirurgia, insomma, questa chirurgia che praticamente sta sonda che entra dal braccio, insomma, arriva fino al cuore e vede queste cose. Quindi non so i tempi, non so che cosa verrà fuori, non so che cosa mi faranno fare, non mi faranno fare, dopo quanto tempo mi daranno via libera per uscire dall'ospedale. Questa volta effettivamente il fumo è il momento di metterlo da parte. Già da ieri non sto fumando più, vabbè, ma comunque. Anche l'altra volta sono riuscito a resistere per 3 mesi, poi non ce l'ho fatta più. Quindi ora adesso è un giorno che non fumo e io cercherò di mantenere questa cosa di non fumare, ma cercherò con tutte le forze. È difficile, è difficile. Dopo 40 anni, 45 anni di fumo, e per il lavoro che fai, il tipo di lavoro che fai, stai al computer, al caffè. Devo eliminare caffè, devo eliminare sigarette, devo eliminare alcuni alimenti, devo eliminare una marea di cose che alla fine dici, ma va bene, ma va bene. Sì, la vita è un premio superiore, la vita è una cosa, ma che scherzi, ma per l'amor di Dio, insomma, non c'è proprio domanda se vale la pena o no, vale sempre la pena di vivere, no? Vale sempre la pena di lottare per vivere.
Però dico, poi che vita è? Che qualità di vita è, sì? Se non puoi vivere come vorresti, mangiare quello che vuoi, fumare, fare questo, fare quell'altro, insomma, le cose che a te piace fare, non dire le cose giuste, le cose che a te piace fare. Intanto è così, intanto è così. È così deve essere. Quindi ho provveduto per il momento a bloccare il sito per evitare che poi quando sto là, insomma, ricoverato, non so se posso avere cellulare, non so se posso, in pratica non posso fare niente. Allora poi già l'altra volta succedeva che mi arrivavano gli acquisti di gente che non sapeva che stavo ricoverato, che stavo in ospedale passando quello che stavo passando, arrivavano messaggi, arrivavano gli acquisti. Io manco lo sapevo perché non potevo né accedere in nessun modo, stavo nella terapia intensiva, quindi non avevo contatto con i miei familiari, non avevo contatto con nessuno, assolutamente non sapevo che cosa stava succedendo fuori. E quindi poi dopo, quando ho riavuto il cellulare, ho riavuto il computer, quello che ho potuto fare all'epoca. Andai a vedere, insomma, messaggi di gente che si lamentava, che avevano mandato i soldi, che non mandavo il file, quasi che avessi rubato i soldi, cioè, ovviamente gente che non mi conosceva, insomma. Ma anche qualcuno che mi conosceva, o quantomeno era cliente, dice, insomma, perché non mi stai rispondendo più, ma perché ti ho mandato i soldi, voglio sapere, questo file me lo mandi, non me lo mandi. Cioè, gente proprio scollegata da tutte le fonti boivudiane, perché all'epoca, insomma, tutti i boivudiani tra Facebook, WhatsApp, Telegram e quant'altro si sapeva, si era diffusa la notizia, ma c'era ovviamente chi non lo sapeva. Allora, onde evitare sta cosa, ho bloccato già da stamattina il sito in modo tale che nessuno può accedere, nessuno può fare pagamenti e quant'altro. Faccio questo video anche per avvisare tutti quelli che avevano con me in questi giorni un rapporto circa i file richiesti, personalizzati. Non lo so se riuscirò a terminarli, sono al 90%, 95%, ma non so se riuscirò a terminarli. Quindi non so se riuscirò pure a consegnarli. Probabilmente sarà tanto lavoro inutile che avrò fatto, perché forse tra 15 giorni, 20 giorni, quando mi sarà possibile riprendere, se mi sarà possibile riprendere, mi direte: no, Enzo, vabbè, non mi serve più, no, vabbè, lascia stare, ormai. Però, come dire. Non è che l'ho trascurato, li ho fatti, li ho rimosso pure, insomma, alcuni. Allora, questo qua è con live, quello là che mi avete chiesto, che ho citato nella live che abbiamo fatto, che qua a proposito della live, grazie della partecipazione, grazie a tutti, ma la cosa più strana è che dopo la pubblicazione sul canale, insomma, ci sono state altre centinaia di visualizzazioni. Per un video di un'ora e mezza che poi tutto sommato non dice niente, cioè, tranne qualche cosa che abbiamo parlato appunto dei live, cosa, però insomma un'ora e mezza, e ha avuto centinaia di visualizzazioni dopo la pubblicazione sul canale. Grazie, grazie anche. E comunque con live, insomma, lo stavo terminando e quasi, insomma, pure questo era quasi pronto, insomma. E vabbè, e con live, aspetterà. Poi volevo dire a Matteo, il tuo file è questo qua, diviso con i parametri, insomma è tutto, così come ci siamo detti fino a ieri sera. Ok? L'archivio già fatto, tutto fatto. Insomma, quello che mi mancava fare, che è la cosa più complicata, sono appunto le statistiche, insomma, e quindi cominciare a impostare queste statistiche qua. Però,
Questa è una parte più difficoltosa che richiede più tempo e non lo so se riuscirò a farlo, ma mancava solo questo. Poi c'è Formula 3 anche per Roberto. Vabbè, pure Formula 3 è quasi pronta, come vedi. Stavo completando i due archivi che poi ci saremmo dovuti sentire anche ieri, insomma, mi ha chiamato, mi ha mandato i messaggi, possiamo sentirci, stavo andando proprio alla consulta medica. E quindi, insomma, pure questo, insomma, in gran parte è stato fatto, mancano i due archivi e vabbè, è pure Formula 3. Poi c'è Calogero, ti ho appena mandato ieri questa schermata per avere la conferma di poter continuare a lavorare, però ho la sensazione che questa era l'impostazione, il layout e quant'altro. Poi bisogna creare adesso tutti i collegamenti su Beta Explorer, andare a prendere i dati, farli arrivare, poi splittarli come ti serve, come mi hai richiesto, insomma, nelle varie griglie, 5 case, 5 totali, 5 trasferte, quindi tutti questi dati qua. Però avevo impostato ormai il layout, ci eravamo capiti su che cosa ti serviva effettivamente. Impostato sto layout, però poi credo che si fermerà a questo punto. E poi a Giuseppe, che mi aveva mandato sto sito, l'indirizzo di un sito, e quindi elaborare dei pronostici in base a dei parametri che mi ha dato lui su questo sito, insomma, pure lo stavo cominciando a impostare. E niente, pure questo, per il momento, non ha futuro. Quindi, voglio dire, poi ci sono altri, insomma, vabbè, non te li faccio vedere tutti quanti, ma sono tutti quanti là per essere consegnati e inviati, penso che nell'arco della massimo per la metà della settimana prossima sarei riuscito, almeno questo blocco qua, a poterli consegnare tutti quanti. Poi voglio dire, Carlo, il tuo è completo, è finito. Insomma, oggi in giornata ti faccio il tutorial e te lo mando. Poi Tiziano, penso che questo discorso che abbiamo fatto dell'ATM là è un qualcosa che dobbiamo assolutamente rimandare. Ieri quando ci siamo parlati non sapevo ancora nulla. Questa urgenza che mi è stata richiesta. Pensavo di andare a fare questa consulta, mi dicevano le stesse cose, mi cambiavano i medicinali, mi facevano fare qualche altro esame di verifica, cose, però finiva lì. E invece la mia solita figlietta Emily, che molti di voi conoscono, insomma, conoscono virtualmente qui, nelle mie storie, nelle mie foto e quant'altro. Emily ha spiegato bene al cardiologo quello che stavo sentendo, i sintomi che stavo sentendo, cose che io pensavo attribuivo a altre cose. Vedi, quando ti sta questo bruciore di stomaco, questo bruciore, pensi sempre che si tratti di qualcosa che hai mangiato, qualcosa che ti ha fatto male, qualcosa che troppo caffè. Invece, insomma, pare che la causa sia un'altra. E quindi, insomma, il dottore ha saputo i sintomi che stavo avendo in questi giorni, elencati i sintomi che stavo avendo in questi giorni, ha detto:
stato in ospedale, poi vai in ospedale, fate su cateterismo e vediamo. Capisci? Mi dice di resistere regalo. Ora ti spiego, Piero. E quindi vabbè, quindi tutto finito, tutto sospeso. L'unico che riceverà il file, credo che sarà Carlo, in giornata, dopodiché io mi fermo qui. Fermo tutto e se ne riparla quando tutto sarà ritornato di nuovo normale. Ormai. Ormai, sapete, è come su come quelle auto vecchie, sai, vecchie. Sì, ottengo ancora un motore buono, insomma, che funziona ancora, ancora fanno il loro, ancora se la giocano bene, però comunque l'usura. Poi se a questa usura io ci metto, ci aggiungiamo anche l'incoscienza, il vizio, la non capacità di gestire sta cosa, lasciare che il fumo la vinca su di me, perché poi alla fine è l'unico vizio che c'è. Io non ho mai pippato cocaina, non ho mai fumato canne, non tutte queste cose, mai, mai, pur avendo frequentato ambienti in cui ce n'erano a valanghe, a montagna, e anzi facevo più nemici che amici, insomma, perché litigavo, perché me ne cacciavano, diceva, vabbè, così non vuoi pippare, vattene. E senza loro dava fastidio che io stessi lì a guardare. Non ho mai. L'unico vizio che ho avuto è le sigarette. Poi le donne mi dicono tutti un vizio delle donne, ma perché le donne sono un vizio? Le donne sono un vizio, non sono un vizio. Credo sia solo la normalità per un uomo, no? Sono un vizio. E vabbè, e quindi niente, mi fermo qui, mi vado a fare quest'altro periodo di ferie all'ospedale di Messeggiano. Vediamo che succede. Ancora in piena pandemia qua. Troverò la stessa situazione che ho lasciato l'anno scorso, forse peggiorato. Un abbraccio a tutti quanti. Se la vi, ma no, se la vi, a colpi a me, se la vi, a colpi a me, a colpi a me. Io non so se fumando o non fumando la cosa era, sarebbe stato uguale, però per il momento hanno ragione loro, mi dicono che ho torto io, perché io ho fumato e loro mi avevano avvisato. Becca di questa. Non c'è comprensione, non tiene comprensione, non c'è comprensione, non c'è niente. Sì, e qua. Me lo sono meritato. Me lo sono meritato. Un abbraccio a tutti quanti.